io di libri non me ne intendo, ma io sta cosa l'ho vista già qualche posto. E te credo, papà, ce l'abbiamo pure noi. O danno insieme l'elenco del telefono, questo è tutto città. No, 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 no che non ce l'avete anche voi, perché questa è una copia che farebbe invidia a Marco Polo, perché questa è l'unica copia annotata e commentata personalmente dal più profondo conoscitore di tutte le strade di Roma e dintorni. E chi è? E so io, no? Questa è stata la mia Bibbia nei 5 anni che ho fatto il tassinaro. Hai fatto pure il tassinaro? Porto Longone 17. E che? È la sigla del Radio Taxi, no? Porto Longone 17, Piazza Bologna, non c'è numero, è la cabina telefonica, hai capito? Qui dentro ci sono riportati minuziosamente tutti i segreti per spostarsi rapidamente in macchina per tutte le strade di Roma. Tu con questa te ritrovi, stammi a sentire in meno di 2 ore da San Pietro alla stazione Termini. No. Sì. No. Sì, e guarda, te faccio un prezzo davvero amico, mi vergogno quasi a dirlo, perché io ti do questo manoscritto, autografato per la ridicola cifra, la vuoi dire lei? No, la vuoi dire te? No, la dico io, le 200.000 lire isole comprese. Bru, quando ce l'ho, domani mattina arrivo a scuola come una freccia. Aiuto, aiuto! No, che ti succede? Sto perso! Senta, mi potrebbe indicare per favore su quale quadratino stiamo? Non lo so, qui si sta sul campicello mio. Senta, almeno per cortesia la tavola. Oh, non lo so, guardi, qui si sta sul campicello mio. Allora per cortesia la pagina. Non lo so! Qui si sta sul campicello mio! Oh, stiamo calmi, eh! Guardi che io venivo da circonvallazione a Gian Nicolenzo, dovevo imboccare via le Trastevere. Qui a margine c'è la nota di Ciro che dice all'incrocio con via Gender prendi il cartello che va a Firenze. Vai, vai, avanti, tu la trovi, vai. A scuola? A Firenze. Firenze? E poi togli la macchina automista punto simpatico. Oh, scusi, lo so, ma io adesso come faccio a tornare a Roma? Tutte le strade portano a Roma. Non so, ma io vedo tutto al contrario. No, stai, top, da Dove il tapponato? Non lo trovo mai, il tapponato! Lo trovo mai! Reale? Presente! Butelli? Presente! Sacchi! Sacchi! È incredibile, sono 3 giorni che Bonsacchi assente ingiustificato. Qualcuno di voi ne sa qualcosa? Si tratta di un caso umano, professore. È una disgrazia. Faccia finta di niente. Sì, sia buono, professore. È una tragedia. Che ha preso? L'epatite virale? No, ha un catarcio. Roba intestinale? Roba da prendere il tetano. Quando mi dispiace. Ma no, professore, che ha capito? Mica sta per morire. È che sono 3 giorni che prova a venire a scuola in macchina. Ha telefonato agli ospedali? Quelle farmacie. Ha telefonato al 113? Ho messo in moto pure i pompieri. Ma dove si sarà cacciato? Dai, mettiti in finestra. Già so sicuro che sto in finestra, ma che sono Mussolini io. Au! 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 Sei ferito? No, sono cavolato. Ma dove l'hai cacciato? Ti ha fatto una zamberletta, la protezione civile. Bella operazione Omero. C'è te presente Odissea? Beh, quello che mi è successo oggi, il confronto Odissea era scampagnare. Ma papà, prima di tutto mi è costato una cifra, scusa ma te lo devo dire. Mi sono trovato in provincia d'Arezzo. Poi per tornare indietro sono passato per Pescara. Pescara Roma sono passato per un paese che si chiama Gaeta. Ha fatto i 1000 miglia. Basta, papà. Io del traffico urbano non ci vado più. Che la macchina a scuola non la troverò mai, neanche corata. Se ce la va a scuola, ho telefono a Celeste che c'è il cavallo col caretto. Conosce Roma come le sue tasche e gli fanno fare il secondo pilota. Ma Celeste non ce l'ha il caro pure. Già, grazie Filippo. Ah, ma mi sta a confondere tutto il cervello. Sono i ricci, forse. Vabbè. Grazie a zio Oreste, mi hai salvato la vita. Ciao, Bruno. Ciao. Bravo. Finalmente ce l'hai fatta. Chi la dura la vince. Vado a parcheggiare e mo rivengo. Sacchi, Sacchi, anche oggi assente. Valigia? Presente. Chanel? Presente. T?
Chisini? Presente. Valentini? Zampetti? Presente.